Questa giornata è stata sognata per me da 5 anni, è difficile da descrivere, emozioni una dopo l'altra, però è tutto positivo, finalmente è una festa mia, è una festa di tutti, perché tutti hanno fatto la loro parte in questa storia, è giusto che adesso si festeggi tutti insieme. Però sono molto emozionato, è quello il fatto che mi rende un pochettino scombussolato, non so come dire. Finalmente abbiamo ritrovato la serenità. 5 lunghissimi anni, devo dire che sono stati anche dei momenti difficili. I momenti più difficili sono stati i momenti delle sentenze, le 2 sentenze di ergastolo, ma abbiamo reagito, credo, con grande coraggio, anche grazie a lui abbiamo superato questi momenti difficili, anche perché eravamo certi che avremmo risolto il problema positivamente. Adesso è tornato a casa, come diceva lui, grandi emozioni, grande affetto intorno a noi, e poi domani vedremo. Ma sicuramente sono 5 anni più vecchio, e poi vedremo col tempo se sono veramente maturato, come si dice, se sono veramente... è tutto una prova del 9 adesso. Sogni nel cassetto particolari non ne ho. Spero di riuscire a mantenere e di riuscire a mettere in pratica questi insegnamenti che questi 5 anni mi hanno dato, mantenere questa pace interiore, questa tranquillità, che non è secondo me facile da mantenere, però un proposito è quello. Dopo la sentenza in appello è stato un momento durissimo. Quando è stata confermata la sentenza in secondo grado è stato un momento durissimo, perché eravamo convinti che in appello sarebbe andato tutto bene. E invece è andata male anche lì, e qualche dubbio c'è stato. Città che mi ha supportato, splendida, tutti splendidi, i miei amici dal primo momento, senza sentire cosa è successo, cosa non è successo, loro sono subito detto: se è Tommaso non è possibile. Poi sono riuscito a coinvolgere un sacco di gente, guardate quanta gente c'è fuori. Il supporto che è andato ai miei è stata una cosa, forse la cosa più bella di questa storia. Ringrazio gli amici, ringrazio chi anche solo per la strada, incontrando i miei, una parola di supporto. Ringrazio tutte quelle persone che sono venute in carcere a trovarci pur non conoscendoci. Ringrazio tutti quelli che ci sono venuti a trovare, in particolare il professor Marco Zolli, che ci ha dato una mano incredibile in quel di Benares, dandoci la casa. E ringrazio anche l'ultimo ambasciatore, le istituzioni, che dopo un inizio un po' stentato alla fine si sono fatte sentire. Io sono uno che non chiude mai le porte sono aperte, bisogna vedere la vita cosa ci riserverà in questi mesi, però se ci sarà la possibilità di tornare, perché no? Forza, entusiasmo! Dai che si scaldano!